Ciao a tutti e bentornati nella microfficina di M Project. Siamo arrivati al terzo video sulla costruzione dell'attrezzo multifunzione. In questo episodio cominceremo a vedere che cosa fa questo nostro attrezzo multifunzione. Quindi adesso basta parlare e via che si lavora. A dopo, ciao! Ed ora il tornio da legno.
Ok, il tornio da legno funziona. E adesso cosa ci inventiamo? Altro utilizzo possibile, il tornio da ceramica. Ma funzionerà? Vedremo. Bene, anche il tornio per ceramica sembra funzionare. Io non sono capace, quindi lascerò che ci provi chi mi ha commissionato l'attrezzo. Ok, adesso manca solo una piccola cosa. L'attrezzo dovrà fungere anche da levigatrice. Vediamo come. Bene, levigatrice a posto e adesso le rifiniture. Via!
fatto, il nostro attrezzo multifunzione è finito. Vediamolo nel dettaglio. Abbiamo la toolbox dove sono contenuti tutti gli accessori che servono per le varie lavorazioni. Per usarlo come tornio da legno sarà sufficiente inclinarlo in questa maniera, montare la contropunta la punta di trascinamento ed ecco fatto. Ovviamente è opportuno scegliere la velocità corretta, mentre invece se lo voglio usare come levigatrice monterò il platorello ed ecco fatta la mia levigatrice. Lo giro un po' così forse si vede meglio. Ovviamente, come per il tornio da legno, anche con la levigatrice potrò usare il mio sostegno che mi sono costruito per poter mettere il pezzo che devo levigare in contatto con la mola abrasiva. Mentre invece, quando lo vorrò usare come tornio per ceramica, lo dovrò inclinare in questa maniera, montare la vaschetta per raccogliere l'acqua, il piatto ed ecco fatto. In questo caso avrò la possibilità anche di farlo funzionare ad impulsi in modo da poter usare le mani sul pezzo e comandare la velocità della macchina con il pedale. Come vi dicevo, siamo arrivati alla fine di questa serie di video. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto mettete un like ugualmente, non mi dispiace. Continuate a seguirmi, ci vediamo la prossima volta, condividete, ciao! No, un momento, fermi ragazzi, manca ancora un piccolo dettaglio. Adesso è davvero tutto. Ciao e alla prossima!